pilare del territorio e assoggettamento della comunità da parte della Cosca. La misura cautelare che è stata eseguita oggi ha interessato un'organizzazione, un'articolazione di 'Ndrangheta che opera in un'area interna tra la provincia di Vibo Valentia, in particolare l'area dell'Ametino, quindi la zona di Maida, Cortale, che aveva un controllo che possiamo definire egemonico sul territorio di influenza, un controllo con riguardo sia a vicende specifiche di carattere privato, ma anche allo sfruttamento delle attività economiche prevalenti di quell'area che, come sappiamo, riguardano in particolare lo sfruttamento boschivo. Era un controllo talmente capillare che la Cosca stessa riusciva anche a condizionare, diciamo, alcuni soggetti che venivano chiamati a testimoniare nell'ambito di alcuni procedimenti, in particolare un procedimento penale, tanto diciamo da ottenere delle dichiarazioni di favore a beneficio di uno degli imputati del procedimento stesso. Quindi un controllo veramente asfissiante, che ha interessato questi profili di condotta, ma anche l'attività legata al traffico di sostanze stupefacenti. Un traffico di sostanze stupefacenti che si avvaleva dell'apporto di soggetti anche di altre aree territoriali, che fornivano tanto le esperienze con riferimento agli impianti di piantagione di sostanze stupefacenti e anche al finanziamento, quanto alle forniture di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Il controllo del territorio, appunto, della organizzazione di 'Ndrangheta consentiva all'organizzazione stessa di avviare una serie di piantagioni sul territorio di influenza, ma anche in altre aree, in particolare una nella zona di Mesoraca della Crotonese, ma nel territorio di influenza consentiva di avviare queste piantagioni godendo anche della compiacenza, purtroppo, di alcuni, due in particolare, esponenti delle forze dell'ordine, che sono stati interessati anche dalla misura cautelare e che sono stati individuati grazie alle capacità investigative e alla capacità di mettere in campo tutte quelle contromisure necessarie che l'Arma dei Carabinieri ha dimostrato con grande competenza anche in questa occasione. L'importanza di questa operazione sta nell'aver individuato tre distinti sodalizi tra di loro in stretta collaborazione, che operavano per lo più nel mondo del traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'associazione che operava nella città di Lamezia Terme, dedica al traffico, un'altra associazione dedica al traffico ma aggravata dalle modalità mafiose, che si concentrava in primo luogo nella coltivazione di cannabis, e una terza associazione, che poi la 'Ndrina, che opera nel territorio che fa da cerniera tra la provincia di Vibo e la provincia di Catanzaro, che esercitava un controllo del territorio, principalmente mortificando quelle che erano le attività imprenditoriali, e sono territori in cui la maggior parte delle attività sono attività boschive, e dedita anche alla coltivazione e di cannabis, allo spaccio di marijuana e cocaina in grandi quantità. La delicatezza di questa indagine sta nel fatto che sono state accertate delle aderenze con esponenti delle forze dell'ordine colpiti da misura cautelare, e a dimostrazione di quella che è la tenuta di quelli che sono i sistemi investigativi, i reparti investigativi dell'Arma, che sono riusciti a ricostruire le responsabilità, almeno poi tutte dimostrate in sede processuale, ovviamente, dei soggetti colpiti dal provvedimento. Spaccio al dettaglio anche a domicilio. Spaccio al dettaglio con target principale i giovani, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in più punti della città di Lamezia Terme, e tendenzialmente diretto al mondo giovanile. Le indagini sono appunto partite dallo spaccio al dettaglio, con l'arresto di un piccolo spacciatore che riforniva una delle piazze di spaccio di Lamezia Terme a partire dal novembre del 2021. Successivamente, con circa 2 anni di
di indagine, l'attività investigativa condotta dal nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Lamezia Terme ha consentito di ricostruire tutta la filiera di approvvigionamento dello stupefacente, i canali di rifornimento e di produzione e di spaccio al dettaglio, anche per quanto riguarda per esempio l'approvvigionamento dei semi per la coltivazione della cannabis indica, che era con valori di principio attivo estremamente elevato, quindi oltre il 10%. Questa notte nell'attività esecutiva dell'ordinanza di custodia cautelare è stato impegnato un dispositivo massiccio di forze provenienti da tutti i comandi provinciali carabinieri della Legione Calabria, con il supporto dello squadrone riportato cacciatori e anche dell'ottavo elinucleo carabinieri di Vibo Valentia e con unità cinofile. L'attività è stata, alcune misure sono state eseguite anche in altre province del territorio nazionale, da Novara a Genova, a Torino, a Pistoia. Quindi un'attività che si è conclusa favorevolmente, in piena sinergia tra i reparti dell'arma e soprattutto in piena sicurezza e esprimendo ancora una volta la forza di repressione di ogni forma criminale da parte dell'arma dei carabinieri.